Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono VG Future, questo è Mucchio TV. Oggi andremo a provare la realtà virtuale. Oggi ho questo mio sistema per mantenere la camera che ho preso direttamente nel paese del Sollevante, che permette alla videocamera di muoversi in relazione a quello che faccio. È una tecnologia straordinaria e di ultima generazione, però ho provveduto a montarla qui sulla macchina proprio per voi, perché vi voglio bene, io lo faccio per voi. Ecco, come vedete la camera riesce a spostarsi e a far vedere il tragitto, ed è una cosa eccezionale. Poi magari ne parlerò in un altro vlog che farò, però è davvero qualcosa di straordinario. Entrerò nella realtà virtuale di diritto grazie a un mio amico che ha questo visore e che oggi proveremo insieme. Questo personaggio qui, tuttavia, non è solamente un fruitore di videocameras, ma bensì li sviluppa, perché è uno sviluppatore. Oggi sta realizzando proprio un filmato di un videogame che sta per uscire, proprio è in uscita proprio oggi, e oggi noi andremo a provarlo insieme. Oggi vi presento due persone che effettivamente, se le vedete così, sembrano persone normali, ma questi due soggetti sono degli sviluppatori, cioè loro fanno videogame e sono, diciamo, li presentiamo. Uno si chiama Marco Giannetti. Maurizio Tadafiore di Napoli, Benevento, Salerno, insomma sono oriundo campano, mettiamolo così. E invece lui è sannita a tutti gli effetti. Sì, diciamo. Sì, io non mi sono mai mosso da qui. E io sono veramente orgoglioso, perché io sono di Benevento e abbiamo qui delle realtà che, cioè, io non sapevo, non conoscevo, tra l'altro, me l'ha fatto conoscere questo mio amico Andrea, che lo saluto. Ragazzi, allora, che cosa state sviluppando? Noi stiamo sviluppando un gioco per Vive. Il Vive sarebbe questo strumento. Un visore di realtà virtuale. E questo gioco qui praticamente l'abbiamo sviluppato in questi ultimi 3 mesi, esattamente 15 giorni, e andrà in vendita domani su Steam. Sulla piattaforma, sul client di Steam. Su Steam. Questo affare qui mica costa poco, eh? No, non costa poco, diciamo, però ce ne sono già 150.000 ed il mercato è abbastanza aperto all'acquisto. Io volevo fare una piccola parentesi a tutti e due. Prima di tutto, come vi siete conosciuti voi? Allora, lui dice che ci siamo conosciuti allo Svilupparti, in realtà non è vero, perché allo Svilupparti del 2014 io ho semplicemente visto lui che faceva un gestaccio a un altro sviluppatore. Sì, dicevo a Dancel, quando ti facevo così, vedi, ok. E poi è successo che l'anno successivo io ho deciso di andare per la prima volta alla Global Game Jam di Roma. Sapevo che lui era di Benevento e ci sarebbe andato, ci siamo organizzati per fare il viaggio insieme. Abbiamo scoperto in macchina di avere lo stesso senso dell'umorismo ed è stato il viaggio più intenso della mia vita. Una cosa, siamo io, un musicista che purtroppo non c'è, Luca Di Gennaro, che musicista è anche di questo progetto. E niente, lì ci siamo conosciuti e è nata Hypothermic Games. Si chiama Hypothermic Games perché siamo in grado di abbassare la temperatura di una stanza di anche 10 gradi. Ho fatto io questo. Ragazzi, poi tutti i riferimenti ve li metto giù nella descrizione del video. Il gioco che state sviluppando si chiama Edge Guardian. Allora, il gioco è surreale, la storia, diciamo, che è da intuire. Il punto del gioco è quello di difendere la realtà da questi cubi che cercano di assorbirla. E come la difendiamo? Come la difendiamo questa realtà? A pugni, a cazzotti. Infatti questi aggeggini neri vanno abbattuti a suon di pugni e questo perché, poi vedremo perché abbiamo... Io la prima volta che sono venuto qua ho fatto già una prova di questo beta tester. Infatti mi ha veramente sorpreso come ci hanno fatto vedere una serie di giochi, non ci hanno detto qual era il gioco che stavano sviluppando loro, e poi ognuno di questi giochi ci hanno fatto dare, diciamo, delle votazioni, delle considerazioni, e poi abbiamo fatto una discussione insieme. Mi è piaciuta molto quella fase lì, non so, l'avete studiato, sapevate che funzionava? No, era necessario fare in questo modo, perché altrimenti magari qualcuno si preparava già guardando dei gameplay o guardando semplicemente come era fatto un gioco prima, e l'ideale era impattare il giocatore direttamente nella realtà virtuale per la prima volta e fargli provare delle esperienze per la prima volta. E poi avete avuto un feedback
da questa... Sì, il feedback è stato che il sistema di controllo che avevamo fatto non funzionava per niente e quindi abbiamo totalmente cambiato il sistema di controllo e adesso è diventato molto molto più divertente. E il fatto è che noi questo gioco l'abbiamo creato e si tirano i pugni, perché? Perché abbiamo visto che quando c'hai in mano il controller del Vive, alla fine il pugno già ce l'hai, quindi tirare un pugno diventa quasi naturale. Abbiamo quasi del tutto tolto le interazioni con i pulsanti, tranne in un caso, e adesso il gioco è molto molto più semplice da usare. Ma lo vedrai stesso tu. Sì. Tu che già hai fatto la prova, dovrai essere magari proprio il banco perfetto per capire dove il gioco è cambiato. Il prima e come un selvaggio nella realtà virtuale. Allora, io in questa fase qua, che cosa sto facendo? Sto indossando il visore, però in questo momento questi affari qua io li vedo virtualizzati davanti a me, quindi non vedo le mie mani, ma vedo apposta questi affari qua che voi vedete, li vedo pure io, ma virtualizzati. Io forse in te mi toglierei da lì. Sì, perché... È veramente pericoloso. Finally you are awake. Questo mi è nuovo. Sarà stato certo. Qualcosa non me lo ricordo. Ok. Before we start, let me show you something. Abbiamo trovato un altro punteggio, il gioco però non è uscito, molto probabilmente sono ragazzi di Valve che ci stanno giocando. Mi piace questo fatto che avete inserito pure la... La spiegazione? Sì, sì. E poi lo ripeto. Eh sì. Punch him in the face. Do ok. It again. Perché stavo guardando di là. Do it again. Point a dead enemy. Point A. Now drop it. Do it again. Mo, tra l'altro non so se l'avete implementato, ma io vedo il vedo quando sto puntando il mirino. Sì. Non me lo ricordavo io. No, era meno evidente. Esatto. Ok. Point on the floor. Point on the floor. Ok, questo qua era quell'affare per ripararsi, che era molto carino questa figlia. Sì. Touch the edges to the game. Do it again. Che figata. Do it again. Lo posso fare con tutte e due, sì? Sì, perfetto. Quanti ce n'ho di possibilità, cioè di fare questo? Quante caselle? C'è un contatore vicino alla mano che te lo dice. Ah, ok, giusto. Try again. Ora rifallo cercando di farci sbattere. Infatti mi sta scendendo, infatti è da tutte e due le parti, vedi? Ok. Sì, boh, però ci preoccupavamo del fatto che non funzionasse bene il tutorial, dopo che abbiamo scritto le cose in 50 modi diversi. Touch the edges to regain them. Ti stai trippando, ragazzi. Sì, ragazzi, fatemi prendere un poco di contatto con la realtà virtuale. Touch the edges to regain them. Ovviamente tu ci avrai passato le ore, però io sono sempre affascinato da queste cose. Proviamo a
professore. Ecco qua muoio nella fase di combattimento. Ma non lo sappiamo. Adesso. Io riprenderei lui perché adesso sì. Comincia a tirare i pugni. Madonna, l'avete. Ah, però qua non ci sta il mirino, eh? Madonna, è pazzesco. Guarda sti stronzi, sta. You can't do it. Un particolare orgoglio nei pattern di movimento dei nemici che fanno arrabbiare sempre tutti quanti. Ha lavorato un sacco ma questo, questo pattern. Sembra quasi che ragionino. Per crollare. Another wave. Fatto una testa. Ma poi c'è una strategia che funziona. Lampadario prima stava più giù. Quando l'ho alzato per evitare di prenderlo a pugni. Gioco piano piano quello ce lo mettiamo. Madonna ragazzi, è una roba cioè, assurdo, cioè le cose che si provano con quell'affare in testa non si possono spiegare, veramente è qualcosa di che ne pensi? Ecco, il terzo grado ragazzi, io non riuscirei neanche a spiegarvi la sensazione che si prova avendo un casco VR del genere in testa, perché è qualcosa che bisogna provare, perché ovviamente non si può spiegare in questi termini qua. Più che altro io volevo chiedere, oggi è stata la giornata che voi mettete il gioco proprio su Steam. Sì, diciamo che in questo momento hai provato il gioco in versione beta per l'ultima volta. Da domani parte il Access. Primissimo. Parte il Access, il gioco continuerà ad essere sviluppato fino alla sua versione 1.0. Dalla versione 1.0 smetterà di essere in Access e il prezzo raddoppierà, che è di 6,99€, è abbastanza accessibile.
E quindi niente, cioè la speranza è che più persone acquistino il gioco, più riceviamo feedback, più riusciamo a mettere a posto il gioco, più aggiungiamo feature. E abbiamo già una scaletta che sta tutto quanto sul sito, che è www.edgeguardiandr.com. Seguiteci su Steam, guardate soprattutto il devlog che rilasceremo ogni 2 settimane e soprattutto sulla community, mentre Fausto mi fa dei versi terribili, guardate soprattutto la community, perché tutti i feedback che ci darete noi li prenderemo proprio come oro volato e cercheremo di migliorare l'esperienza al massimo possibile. Ricordatevi che però avete bisogno di un vibe. Ragazzi, comunque io voglio dire solamente questo, io mo sto un po' stonato perché quando vi togliete il casco da testa, cioè avete una sensazione stranissima. La stanza sembra perché la stanza sembra tutta un'altra cosa, perché là dentro, cioè voi state in un ambiente appunto virtuale, però veramente sempre reale per il feedback che avete proprio. Io voglio dire che qui tornerò per come sta andando, vediamo come sta andando lo sviluppo di questo videogame. Vi faccio ancora tanti complimenti. Se volete, allora ripetiamo come si chiama la casa. Noi siamo Hypothermic Games o Hypothermic Games. E ci vediamo su Facebook. Siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo su Tumblr. E il gioco, il sito è www.edgeguardiandr.com. Yeah. Ragazzi, metto tutto in descrizione. Per il resto io vi saluto tutti i selvaggi che stanno guardando e ci vediamo al prossimo video.